Alternate teatro e televisione, come vi approcciate diversamente rispetto alla televisione quando sei qua a teatro con il vostro pubblico? Beh, a teatro possiamo dire di essere proprio a casa, sì, è una forma di spettacolo, di gioco, direi che amiamo particolarmente. Poi televisione è tutt'altra cosa, solo parlando dei ritmi, no? Abbiamo 2 o 3 minuti Ah, a pensavo che volessi parlare dei disposizione. soldi, invece no. Ah no, per soldi, anche per soldi, Beh, insomma, perché ormai. Noi abbiamo noi iniziato col teatro. Sì, ormai abbiamo iniziato abbiamo iniziato. col teatro, poi per la povertà, diciamo. No, vabbè, comunque, ovviamente, se ami fare l'attore, ami il teatro fondamentalmente, cioè non lo fai dopo che sei diventato famoso, ecco, lo fai prima, se ami recitare. E quindi ci piace tornare al teatro perché poi c'è il contatto immediato col pubblico, sentire subito una reazione, insomma. Puoi portare avanti un progetto quasi completamente tuo, spesso anche scegliendo le persone con cui lavorare, quindi è una Io non situazione le di scelgo, mi privilegio, capitano, perché purtroppo questo Com'è è stato il una. lavoro con Lillo? Brutto, io mi sono trovata Malissimo, perché poi malissimo, lui è sì. una persona Brutta, fondamentalmente antipatica. Cioè lui sì. sembra uno simpatico, però in No, no, realtà è è proprio odioso, direi. odioso, Odioso, odioso e poi non è capace, possiamo sì. dirlo che non Non è è capace, non è capace capace. a far ridere innanzitutto lui E come questo attore si vede e in poi a scena quando farlo sta. capire Agli agli amici, altri, ecco. ecco, questo se possiamo metterci una parola buona su Sì, Lillo, sì. ecco. Poi stranamente lo spettacolo che ha scritto fa ridere dall'inizio alla fine, Pare faccia ridere, però noi non sappiamo perché, perché lui in sì. realtà No. non è portato per il comico, No, è. però essendo molto portate noi, allora in qualche Ah, modo forse abbiamo per cercato, quello, sì. sì. Un riequilibrio, quindi. Sì. E il titolo si chiama L'importante è vincere senza partecipare. Ma voi sapete perdere? Ma sì, io non so se risponde seriamente o. Sì, io so perdere perché io mi sono persa diverse volte gli Macchia, occhiali dici? da Ah no, sole pensavo. tantissimo. Cioè mi perdo spesso le cose, mi perdo i film perché magari sto a teatro, non vado al Sì. cinema, quindi. In macchina non ti perdi però perché c'è un buon In macchina orientamento, no, non sì. mi E perdo mai perché sì, sono brava accanite comunque. partite a Trivial Pursuit in cui non riuscite a staccarvi finché non avete preso tutti i triangolini. Lei, io un po' sì, a carte poi mi accanisco Sì, da lentamente. litigare con gli amici. No. Discutere, ecco, uno proprio litigare. Sentite, il lavoro qua al Teatro dei Servi, come pensate di inserirvi nel loro cartellone? Avete una comicità tutta vostra? Pensate di essere particolarmente Belle, 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 simpatiche? simpatiche, donne, No. donne, sì. La No. nostra comicità è, non lo so se si differenzia o meno da, può essere simile ad alcuni, meno simile Ma da, io cioè. farei due categorie, quella che funziona e quella che non Sì. funziona. Io spero di stare nella Sì. prima Sì. e. No, è anche vero che ci sono varie comicità che funzionano, che però sono diverse, come, che so, c'è il Stile. surreale, c'è quello che parla di quello che accade. Quello che è metropolitano, Adesso straffico. c'è quello che Quello che fa invece. domande un po' idiote. Sì, insomma, però basta che si rida. Noi ci collochiamo essendo due attrici che portano una commedia a teatro. E siccome questo teatro ha una programmazione di commedia comica brillante, noi ci sentiamo, insomma, nel nostro ambiente, Siamo anche direi. contente di non portare in scena i nostri personaggi, come abbiamo fatto per tanto tempo, e di fare proprio una commedia. Va bene. Grazie, ragazzi. L'altro concorrente ti chiederà se ti piace una sua caratteristica. Devi rispondere sinceramente usando la palla della verità. La palla della verità. A trovarla adesso, lo stacco. Cos'è? Perché qua deve stare sicuramente interna al gioco, eh? Non è che può stare da qualche parte, a meno che non l'abbia nascosta, perché potrebbe essere pure che, capito? Magari ti mettono alla prova anche così. Magari se. Vede, posso azzardare un'ipotesi? È questa? Può essere! È la palla! Io dico, quanto devono mettere la palla? Al centro, l'unica che c'è! Allora, se diventa gialla hai mentito, se diventa blu hai detto la verità! Ma che figata! Forte! Vedi, mi chiedi se mi piace così e io devo rispondere sinceramente. Dai, fammi la tua. Hai visto che gioco è personalizzato? Te Ok, fidi di te, eh? lo sai che La c'è. dottoressa lo sa che noi ci conosciamo, ci guardiamo. Dai, C'hai ragione, dai, c'hai dai, dai. ragione. Dai, fammi la domanda. Osta, osta, osta.
Ma cioè, adesso devo chiedere che ti piace di me? Sì. Una cosa? Sì. Aspetta. Scusa. Aspetta. Non mi guarda! Se non ti sbrighi ti spacco la palla di vetro in testa. Ti piace la mia musica? Sai Paola che alla fine non mi hai più dato la ricetta del gazpacho. E che c'entra? No, perché ho provato a farlo, però mi viene un po' denso. Guarda che se non rispondi stai fermo a due giri. Eh vabbè, sto fermo a due giri, dai. Ma ti ho fatto una domanda! Ah, qual è la domanda? Ti piace la mia musica? Forte come domanda, andiamo! Se devi rispondere! Ah! Ma guarda, allora, la tua musica, dal punto di vista musicale, che poi, infatti, secondo me la tua musica, musicalmente, no? Sì. Perché, musicalmente, secondo me, perché poi non ha detto, la tua musica non mi piace. Guarda che puoi dire anche così così abbastanza, basta che sia la verità, L'ho detta la verità, la tua musica mi fa schifo. Metti la mano sulla palla della verità. Ti piace la mia musica? No. È blu, hai visto? Ci voleva tanto, blu, hai detto la verità, la mia musica le fa schifo. Tocca ancora a me, no? Perché adesso tu mi dici perché la mia musica ti fa schifo.